Buongiorno, sono Massimo da Rimini, buongiorno. Sono un subalterno, volevo chiedere a Monsignore, ma rispetto a questa enciclica, fratelli tutti, cancellando il nome di Cristo, una volta eravamo fratelli in Cristo, oggi non più, e lo dice il Papa, lo dice in enciclica, Monsignore, ma non è tempo di una disobbedienza civile rispetto a quello, io ho sottoscrivuto quello che lei ha detto. Io sono soltanto fratello Alessandro, la definizione di Monsignore mi onora molto, la considero un atto d'amore, ma sono soltanto un povero poppe di campagna, che oltretutto ha fatto anche recentemente la rinuncia al titolo di primate per essere semplice ieromonaco e igumeno del mio piccolo monastero, perché ritengo che la scelta, come dire, dell'eremitismo in qualche modo e anche della semplicità sia fondamentale per poter abbracciare il Vangelo in un tempo di persecuzione. Io credo che si affacci un tempo di persecuzioni per coloro che proclameranno il nome di Gesù Cristo. Credetemi, questo accadrà. Lo racconta bene Solovyov nelle suoi tre racconti sull'Anticristo nella fine dei tempi, quando dice che questo Anticristo che apparirà non certo come il demonio con lo zolfo, con la coda e con le corna, ma apparirà come un uomo bellissimo, pacificatore, amante dell'umanità, filantropo, che dice non ci devono più essere le religioni, perché le religioni dividono. Ci vuole una unica religione universale della solidarietà e della fraternità ecologica, della salute per tutti, del benessere per tutti, della bellezza per tutti. Non la croce, la morte e la resurrezione, non la dimensione di un'eternità affidata ad un Dio persona, ma un filantropismo cieco e sordo che purtroppo oggi sembra, dopo il modernismo, abitare tremendamente la Chiesa. Allora io credo che alla fine ci sono solo due possibilità. Io le dico cosa penso per me, no? Perché alla fine penso che cercare di dire la verità e cercare di comunicare agli altri quello che si pensa essere la propria verità. Allora, delle due l'una, o Dio c'è o Dio non c'è. Se Dio non c'è, come dire, non c'è nessun problema e questo mondo di Satanassi avrà partita vinta senza grandi difficoltà. E quindi possiamo archiviare ogni linea di resistenza. Ma se Dio c'è, ci sono altre due possibilità. Che Dio ci sia e agisca attivamente nella storia, oppure che il Dio non ci sia e che come dire, lasci che tutto accada secondo un caos indeterminato e come il diagnostico indifferente alle cose umane. Ma io penso che pensare che ci sia un Dio indifferente sia come pensare che ci sia un Dio che non c'è. E quindi io tendo a pensare che questo Dio sia presente, che contempli la libertà dell'uomo anche nel suo disfacimento, anche nel disfacimento della religione, anche nel disfacimento della fede. Perché quella frase evangelica che dice quando Cristo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede? Questa è la grande domanda. Allora io credo che il nostro compito sia quello di custodire la fede, l'amore nella Santissima Trinità e nella Vergine Maria, anche al prezzo della vita, ma sapendo che quello che ci attende è essere un piccolo resto di Israele, gli Inuit, quel piccolo gregge, come dire, che attenderà il ritorno di Cristo, che verrà, ma che se dobbiamo seguire le profezie dei grandi padri della Chiesa, cominciando da Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, che dice che quando verrà rimosso il catecon che impedisce l'avvento del regno dell'abominio, l'abominio verrà. E l'abominio sta venendo, è già venuto e verrà ancora di più, probabilmente. E noi dovremo custodire la retta fede nell'attesa di tempi migliori. Lo faremo nella preghiera, lo faremo nell'Eucaristia, lo faremo nella lettura, nello studio, nella contemplazione della preghiera di Dio, della parola di Dio e dei padri della Chiesa, lo faremo nell'amore reciproco, nel servizio ai fratelli, nella custodia di quei due comandamenti che ci dicono che in primo luogo bisogna amare Dio con tutto il proprio cuore, con tutta la propria anima, con tutta la propria mente e bisogna amare il prossimo come se stessi, ma se noi non amiamo Dio non possiamo neanche amare il prossimo e se noi non amiamo noi stessi, la nostra dignità, la nostra identità, i nostri valori non possiamo neanche amare gli altri. Quindi pensare di dissolverci in questa melassa velenosa di buonismo è il contrario del cristianesimo, è il contrario della fede, è il contrario della verità, perché serve soltanto a favorire quelle elite che invece ci vogliono separati, divisi, atomizzati, frammentati, confusi, caotici, meccanizzati però. E quindi allora difendendo la fede difendiamo anche l'amore di Dio degli uomini, difendendo la fede e l'amore degli uomini non perdiamo la speranza, ma difendiamo anche la libertà, perché senza la libertà non ci può essere neanche la carità
senza la libertà non ci può essere neanche l'amore, senza la libertà non ci può essere neanche la fede, perché se noi diventiamo dei robot non possiamo né amare, né pregare, né sperare, non possiamo fare nulla. E allora io riassumo tutto questo, caro fratello, in tre parole che amo molto e che le dico in latino, ma gliele posso dire anche in italiano, che pugniamus, speramus, oremus. Lottiamo perché lottare è fondamentale, perché è una condizione essenziale della vita umana. Perfino la parola agonia, le ultime ore della nostra vita, derivano dal greco agone, che vuol dire lotta. Quindi la vita è lotta, dal momento in cui nasciamo al momento in cui la nostra vita tramonta e ricade nell'infinito e nelle mani del Padre. E quindi non possiamo non lottare. Tutti quelli che sentite, tutti quelli che vedete, questa cosa elementare la sanno bene. Ma non possiamo lottare se perdiamo la speranza, quindi speriamo. Che la speranza tra le virtù teologali è una virtù che precede persino la fede e la carità, perché senza la speranza non si può né avere fede né amare. E senza la speranza non possiamo neanche avere la forza di fare la cosa più importante di tutte, che oremus, cioè pregare, cioè parlare con un Dio persona che ci ascolta, che non vuole il male ma permette il male, che non vuole la malattia ma permette la malattia per garantire la nostra libertà in un mondo caotico, che non ha voluto la morte ma, come dire, ne contempla la necessità dopo il nostro peccato originale. E quindi noi siamo nella condizione di dovere lottare, sperare e pregare, perché senza queste tre qualità, senza queste tre azioni non potremo resistere ai tempi infernali che ci attendono, perché tempi infernali saranno, che saranno tempi dominati da elite che usano la virologia, la microbiologia, la cibernetica, i campi elettromagnetici, utilizzeranno tutti gli strumenti del potere per togliere agli uomini la libertà di amare Dio e di amare se stessi. Penseranno di sostituire l'amore di Dio con una generica fraternità filantropica tra gli uomini, con un globalismo esasperato e con l'idea che non ci sono più distinzioni, non ci sono più uomini, donne, padri, madri, figli, eccetera, ma ci sono solo degli individui isolati, governati dalla tecnologia, senza libertà, senza fede, senza amore, ma ben facilmente controllabili da quella centralina di comando fatta da quei pochi che sono addirittura invisibili. Di qualcuno conosciamo i nomi, sono i grandi finanzieri, sono i Rothschild, i Soros, i Bill Gates, quelli che leggete, e che con i Bezos, leggevo che il padrone di Amazon in questi giorni del lockdown, in questi mesi del lockdown, ha aumentato i propri capitali e la propria ricchezza del 35%. Quindi vedete come queste crisi servono a rendere i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, i liberi sempre più onnipotenti e gli schiavi sempre più schiavi. Ma siccome Dio ci ha voluti liberi come Lui, allora io credo che difendere la nostra libertà voglia dire anche difendere la dignità di Dio. E quindi attenzione, Chiesa Cattolica, se pensi di consegnarci al globalismo, se pensi di consegnarci, di renderci dei Greta Thunberg. E io devo dire che ho provato una punta di orrore quando, qualche anno fa, ricordo ancora, in una spettacolarizzazione in Piazza San Pietro, anziché vedere proiettate sul colonnato del Bernini le grandi immagini dell'arte sacra di Gesù, dei Santi, della Vergine Maria, ho visto proiettato nel nome dell'ecologismo le immagini di gorilla, di giaguari, di iguana, eccetera. Non che il creato non sia cosa bellissima, ma attenzione, quando confondiamo la creatura con il creatore e confondiamo la verità della scienza con la verità universale, allora noi siamo nelle mani di Satana.